E così anche quest'anno è arrivato il Natale. Questa volta tu credevi proprio di non farcela. Di' la verità, Adele. E invece hai visto? Madonnina benedetta e santa, come passa il tempo. Sembra ieri. Sono l'Immacolata Concezione. Porca madosca, mi sei rotto il puntale. Gino! Si ricomincerà mica con la storia di puntale anche quest'anno, eh? Tu vorrai mica farci l'albo di Natale senza il puntale? E sarebbe come fare una frittata senza l'o! Accidenta a me chi mi governa. Bruna! Maremma la testa stamattina, c'è un pizzico a questa gamba e non mi dà tregua. Bruna! Ma che la tanta misurasse sempre vestire ella lì? Come se domani noi si andesse alle cesse a desinare! Ma Bruna! Ma che però fate sto ferro a casa! Perché Ettore avrà anche le sue colpe, non dico di no. Però lui almeno la sua scelta e l'ha fatta. Quale, scusa? La scelta dei sensi. Bruna! E io invece con un articolo di marito in quel modo che scelta dovrei fare secondo te, eh? Quella del veleno! Oh Bruna, come son morbide ste volpi bianche! Oh Luanina, ti ricordi che a scuola ti sudavano sempre le mani? Quando mi interrogavano, sì. Bruna! Bruna! Sicché tu sei uscito dallo stadio e non tu non hai ritrovato più la macchina, mi hanno detto, vero? Sì. Oh, guarda questa. Era nuova nuova, vero? Sì. O questo. Tu non avevi nemmeno fatto l'assicurazione contro il furto, mi hanno detto, vero? Come tu ci sei rimasto? Male. O questa, oh. Vai. Tre contro una. Oh, e mi dispiace, scusami, ho sbagliato mira. No, a me mi sa ma che ho sbagliato un negozio io, sai? Per questo si fa presto a rimediare a pallino, tu lo cambi. Cinzina, non ti ha preso la permanente. No, mi ha preso. Oh, come non gli ha preso la permanente? No, no, non gli ha preso. Strano. Allora come si fa? Ma dimmi una cosa, che ti sono venute le mestruazioni, eh? Oh, bella e capito, vai. Benedetta? Portami la lacca superfissante e il carrello dei bigodini. Ci penso io. Che la presente, Mina. Uguale. Io no. Vai, pallato, ora voglio vedere come tu fai il filetto. Pallino, guarda. Pallino, imbecille, in quarto, pallino di tre e filetto. Sì, e bistecchina di maiale. Filetto, si dice. Filetto la te lo fa la tua mamma. Lentezza. Tranquillo. Via libera, Danilo, sorti! Che andava via? Che la si è messa in campo? Un'astronave. Chi? Tu ce l'avevi, mi hai detto che tu ti eri fidanzato con un pacco, regalo. Le vostre, allora. Ah,
Io un ce l'ho, sì che... Sì che... Maria! Oh, Annibale! Pesuccio, Pesuccio, va Tortuccio a prendere il cavoluccio per il babbo che sta male. Nonno, ti voglio andare. Allora dirò alla frusta di picchiarti. Frusta, picchia, Pesuccio. Io credo che nella vita sia tutto scritto, non si cancella nulla. Ecco, il destino gli è indelebile, ci si porta dentro fin da quando si nasce. Adele! Accidenta a voi alle vostre vate di gomma! Voi mi avete fatto prendere un colpo, si può sapere che volete? Io ho freddo! Gli ha freddo! Non lo vedete, sto telefonando. Sì, Franchina! No, no, era il mio babbo. Sì, tanti saluti dalla Franchina d'Imperia, babbo. Sì, che ha chiamato lei? Scusa, Franchina, come hai detto? E scommetto che tu hai amato che lo senti o tu non scatta per Imperia? Ma che vi fate intorno? Ecco, lo sapevo se andava a finire sempre i soliti discorsi dell'anno scorso. Che ti pare non lo sapessi? Oh, scusa, ma io non mi ha detto che mi va di passare il Natale da tua? Che lo saprò? Ho detto che siccome per andare da tua si fa scontenti mia, allora si andava sulle Dolomiti. Si pigliava una baita a Reinentaufer, così non si stava né da tua né da mia. Difatti si scontentavano tutte e due. Oh, a un dato momento, scusa, meglio scontentare tutte e due che scontentare solo mia. Certo, per voi cattolici l'è semplice. O perché qualcuno deve stare bene quando si può stare tutti male uguale, giusto? Ma in che senso ora cattolici? Ecco, ora la piange anche la Samantha. Tu sarai contento. No, allora scusa, guarda tutti i sbagli di grosso, eh. O che porti via pastori? Oh, via, su Samantha, ho di buonanotte alla mamma, su. Otto. No, Samantha, otto vuol dire otto. Buonanotte invece si dice buonanotte. Otto. E non ti scoprire la notte, Samantha, perché fa freddo. E se fa freddo, arrivano i mostricini del gelo. E se vedono il pancino scoperto, con le loro unghiette adunche entrano dentro il bellichino e dicono: guarda quante belle budelline, perché non se ne mangia un pezzettino, tanto non se ne accorge. Oh, via, ora dormi tranquilla, su Samantha. Il pigiamino e tutto il resto. Io la rivesto e la si riaddormenta come un sasso. No, cercavo la cassetta del nostro matrimonio. E bisogna ricordarsi domani di portarla per farla vedere agli zii. Tu lo sai, Gino, me li è fatto, eh. Adele, spettacoloso! Un puntale così non ci sembra avuto. Certo, cinesi per queste cose vanno lasciati fare. Oh, tutti gli anni un puntale nuovo. Tutti gli anni sempre più brutto. C'è più puntali in questa casa che Cristi sulla croce.
Ma ditemi voi che fissazione la sarà anche questa. Bucaioli c'è le fasse! Allora, cari testolini a biliardo, per questa vigilia di Natale avrei fissato con 6 fanciulle, di cui una somala! La somala è mia! Bah, non sarà sua, l'ha impiegata alla Paolo! Come tu hai fatto a trovarle? Come tu hai fatto? Dopo te lo spiego, dopo te lo spiego! Perciò via veloci, perché le ho bene portate alla casa, via, va bene? Ok? Posto? Perché tu dai fidati? Sì, andiamo, lo volevo io! Dimmi, sei contento? Stasera e tu trombi! Un mondo! Via. Oh, che macchina si pide? Ragazzi! La mia no! Perché so po' la benzina, mezzo fa! Andiamo. Guarda che fa! Se non funziona, avrò sbagliato un collegamento. Per forza ci sarà 22.000 fili. Accidenta a questo puntale chi l'ha creato. E scrivano in cinese, in tedesco e in inglese. E poi per pigliarci per il culo ci scrivono in italiano istruzioni. Ma io ti smonto tutto, lo so già gli osti. Duro te, duro io! Eccoci. Vai, eccoci. Da cinese e tutti già lo c'hanno addosso. Cusino, per piacere, poi ti sale la pressione. Adele! Avere una sega! Il che c'è da chiamare la mia moglie a quest'ora? Dormite zitto, buo torto sta! Oh, poveromo, con tutta questa confusione, anche il buio! Che avete paura del buio? E vi abbiamo cominciato a abituarvi, perché di là sarà anche peggio! Peggio? Peggio di che? Perché leggi fino in questa maniera, scendo giù un cantino a rimettere le valvole del contatore. Ora tu vedi, anche ci metti a tornare. Come sarebbe leggi a questa maniera? Se piglio la scossa? Se tu pigli la scossa, tu la tieni. Va, portalo, va. Vieni, leggi. Ma senti i discorsi. Piuttosto stai attento, c'è fiaschi dell'olio che trovo la cantina. E lo fa per far ghiacciare i radiatori. Senti. E gli spera i mammari. Ti boia. Ed è come quando a cena e viene a pigliare la roba nel frigorifero e mi lascia lo sportello aperto tra le spalle. Ma io tengo sempre lo scialle. Oh, mi hanno ammazzato l'austriaci della grande guerra o mi farà ammazzare da un bischio di ponte a siepe. Porca madosca, mi saluto tutti i calzoni. Senti il bischio. Ma lo sapete che in Africa alle donne gliela cuciano quando le son bambine? E bisognerà trovare un paio di forbici allora. Bambolata, fa. E ora guardate che mercanzia vi ho portato. No! Ma questi sono acidi! Davvero, 3 blu e 3 orange. E che sono? Acidi. Acidi come? 3 blu e 3 orange. Oi! Orange? Buonanotte. No ragazzi, dai, no. Poi un nome ha fatto e c'ho tutti i parenti poi domani a desinare. Si fa tutti i Natali per tradizione, no? Un motivo in più, scusa. Butta giù, vai. Ragazzi, ma in che vuol dire LSD? Lupi senza domani! Soddisfazione ballare con te.
Te sì che balli bene. Lui invece stringe. Dopo due giri subito stringe. Anche durante le gare. Infatti ci hanno squalificato due volte per posizione scorretta. Quello non è ballare, è difendersi. Bisogna che trovi il coraggio di dirglielo prima o poi, prima che si illuda troppo. Libero. Libero, noi due siamo fatti solamente per perderci. Bruna! Bruna! Brunina! E tu me l'hai messo in ferro a calza, c'è una smania in questa gamba e sono mi gratto un pazzo. Ma proprio sei più bello. E più bello di che? Io quando sogno non ti vedo, so sempre sei più bello. Danilo! Oh, che mangia il buio? Eh? Si può sapere in tutto sei stato fino a quest'ora sulle quattro passate. Si può sapere in tutto sei stato fino a quest'ora sulle quattro passate. Si può sapere in tutto sei stato fino a quest'ora sulle quattro passate. Si può sapere in tutto sei stato fino a quest'ora sulle quattro passate. Le quattro? E sono stata alla messa di mezzanotte. Sì, la messa di mezzanotte. E allora dimmi come la va a finire. Oh mamma, sono stata alla messa di mezzanotte, mi hai il cinema. Ma che li lasci sta questi crostini? Domani siamo un 10 a desinare. Vai, vai! Buon Natale, zio Gino! Buon Natale! Buon Natale! Come va? Ora mi vedo meglio, che devo convenirsi più, è bella il tocca un quarto. Tu hai ragione, zio Gino! Ma quando sarà sulla porta per uscire, mamma ha vomitato tutto addosso! Oh, bellina la mia Samantina! Ma che bel ciao, vestitino, Adele. Ciao! Ma quanti baci ti darà la zia Adele ora, eh? Come tu sarai così vomitosa, eh? Oh, da quando lei è entrata non me la vedo più addosso, eh? Meno male la mamma ha vomitato sui cappotto nuovo di cammello. Guardatevi, ciccine belle, lascia questa vomitosona! No, zio Gino, ma così tu me la molli tutta! Buon Natale a tutti! Buon Natale, Cinzia! Ho cambiato parrucchiera. No, vo sempre dalla Marta. Vieni, vieni, Cinzina! Che cappotto moderno tu hai! L'ho comprato ieri da Bruno. Mettila in camera nostra, vai. Comunque qualcosa a capelli la si è fatta, perché io me la ricordavo differente. Oh, che spalle tu ti sei messa? Vomitosina bella! Vomitosa! Come si fa? E allora mollamela tutta, zio! Buon Natale a tutti! Oh, che c'è anche la mia bambina! Buon Natale una sega! A 3-5 minuti e si andava a tavola senza le cose. Oh, Gino, che modo ignoranti! Ma quando lo lascerai, mio gnato, del burbero mondo è cattivo, via! Oh, fallo essere anche cattivo! Vieni, dai, non dico! Serena, guarda, metti questo dolce mascarpone in frigorifero, prima ci si smonti tutto! Non sarà un troiaio come quello dell'altro anno, ci ho preso una diarrea maturata 3 giorni! Che maniere fine, come farà la mia sorella a essere sposata un uomo rozzo in quel modo? Buon Natale, Annibale. Ma cosa ti fa? Oh, oh, mi lava gli occhi di dosso da quando sono entrato. Bellissima tu sei, vieni. Oh, babbo, via anche te. Senti qua le bagnate fradici, ora mi tocca cambiarla. Buongiorno, bambino. Oh, Serena, che fai? Levi la calzamaglia alla bambina? Ti pare faccia di molto caldo qui dentro? Oh, mamma, le fradici. E che io anch'io si morrei in freddo in quest'asa. Buon Natale, nonna Annibale. Forza, ho discorsi, cerchiamo di andare a tavola, c'ho una prova che ti ha crappato il tuo, forza! Ma per benino, eh! Io ho il cavaliere di lavoro, fammi il Boba 2, scusa! Che fa? Boba 2! Ma come puoi dire? Gli attirano una spinta e l'altro tutta fuori dalla strada! Vediamo! Certo, quelli dell'anno scorso... Oh, Danilo, mi metti la giacchetta sul letto, io in questa gamba mi posso muovere! Sì, tu hai ragione, libero, senza si sta più comodi. Certo che sì. No. Sapevo, sai. Certo, ma dell'anno scorso non sembrava più dolce. Oh, vediamo se è così mi riesce di salvare colpi bianchi. Oh, via, mi fa caldo, mi scancio la cravatta, via. Non è mai vino che tu bevi, sì, ma che vino, la pressione so. Alta. Sì, la pressione alta. No. Oh, ecco Crostini finalmente, via. Ecco gli arrivati. Vieni, Adele, che li servo io. Oh, brava Brune. Fermali. Guarda come è turgido questo, sembra un capezzolo della mia moglie. Oh, libero sempre con questi discorsi, tu mi fai scomparire. Non lo dirò 20 volte il giorno e la fa scomparire, però alle 40 anni è lei qui. Danilo!
Sì, i pantaloni nuovi, dai, levalo. Tanto mi ha messo ancora la firma sui gesso, c'è anche la d'Antonioni. In dove? Lì! Ai, per me. Guarda, zio, quest'anno cambio posto, dai, leva sta gamba, dai. Che vuoi ti dica, non mi è normale mio marito. Difatti, e me lo dicono tutti e ce l'ho abnorme. Te come tu ce l'hai, sentiamo? Zio! Cinzina, dimmi basta. Basta. Ma come, uno solo tu ne mangi? Ho poco appetito in questi giorni. Ma come, non ti garbano gli ostini della mia mamma? Adele, tu? No, è meglio che stai leggera quest'anno. Ho dimenticato il pane in cucina. Dove sarò la testa io? Peggi, no? Io anche se sto peso già uguale. Danilo! Quelli cose che rudo che c'è io. Oi, oi, forza, oh. Allora, questi crostini a me non arrivano. C'ho una buca nello stomaco, non ne posso durare. Ancora vai, vai. Che ne dà a lui? Dammela a me qualche di noi. Che tu la stai a fare? Su, che ti guardi il nonno? Guarda a me, guarda, porta crostini. Bambino, state calmo. Adesso ve ne porto un pochino anche a voi. Poi? Che poi? Poi? Ma se tu poi puoi venire qui piuttosto? Tu ti sei rifatta dalla Serena e poi invece di venire a me tu fatti in giro a quell'altra parte. Ma e si fa in giro mai poi, nonno? Poi? Poi? Ancora, vai, metti. Ancora? Metti, metti. Per bruciare le calorie d'un crostino bisogna fare almeno 3 chilometri a corsa. Ovvio, giù. Sicché, Annibale, oggi vi succede un miracolo o vi conviene stare a digiuno? Oi. I crostini sono calorosi. Meglio se sono calorosi. E vorrà dire che mi riscaldo. Tanto si muore dai freddo in questa casa. Ma che freddo è freddo? E si muore ma dai caldo. Tra poco mi le anche in gilet. Per forza, non ti mi ha messo davanti allo spifferone e me qui boia lì. Che si comincia, ho le lamentele. Non saranno mica fatti con l'olio d'oliva, mamma. Metto il riscaldamento e lo tengo all'alunno per risparmiare. Ma io ho i soldi delle pensioni e glieli do. Più l'accompagnamento. E come gli piglia loro? Sicuro. Voi siete servito e riverito come il principe del Galles. E i servizi si pagano. O che voi credete? La mia moglie la faccio la vostra serva. Gino! Tieni per la bambina. Grazie. Tieni. No, no, stamattina. Te crostini no, eh. Giù, via, sta buonina, Samantha, forza. Samantina, fa sentire allo zio Gino come si dice crostini, via. Ecco, brava, per vedere se si calma un po'. Fa sentire su come tu dici crostini. 8. Oh. No, Samantha, 8 vuol dire 8. Crostini si dice crostini. 8. Samantha, guardi babbo, via, ora la lo dice. Samantha, oh, di crostini, su, come si dice? No, crostini, via, Samantha, di. 8. No, Samantina, 8 e vuol dire 8. Te tu devi dire crostini. 8. Vabbè, via, no, non è così però. Ma come mai sta bambina sa dire 8 e basta? Ma, e la vorrei essere sicuro di dirlo prima di passare il 9, no? Ancora son piccina, ditemi Samantha, c'ho 2 anni. Allora non mi rompete tanto coglioni. Oh zio, via, che son parole da dire a una bambina. Tu mi dici la mia della pisce, eh? Eh sì, tanto le grulla. Ma dai retta, me li dai sti rostini? O ti aspetta la mia nuova per mangiarli io? Danilo! Cos'è successo? Ok, quanti piatti di bicchieri, così tu mangi un saggiù. Sarà meglio continuare a servire i crostini, vieni via Danilo, quanti ne vuoi? Levamela a fare. Ma da se tu ne da poi a codetto coso lungo, se no a me qui mi sarei a punto. Ma che avete bisogno di tante energie per stare a sedere su questo amico? E batti il dito lui, il duce. Ma che volete essere battuto per terra? Se io comincio questi discorsi anche il giorno di Natale. Ma che è possibile posso essere tranquilla nemmeno oggi, con tutto quello che ci ho avuto? Ma che credi? Che ne abbia parecchi di Natale ancora, eh? Sentieri. A stare dietro a loro c'è ma da perdere la strada per tornare a casa. Ecco, ora si comincia con sentieri. Chi si litiga sul sentiere anche il giorno di Natale? Con questi discorsi, Gino, mi fate andare di traverso anche quei pochi crostini che ho mangiato. Oh. Beata te, a me mi vanno di traverso le scelte. Un miliardo e me lo dati. Tenga una stecchetta e andando a Annibale. Oh, Samantha.
mattina. Ho che fatto la cacchina un'altra volta. Ok, la mia bambina. Ora l'acqua tocca a te, eh. Ma quanto l'anno fa questa? L'anno fa quanto ne era bisogno. Comunque, caro Gino, sei tanto da lamentarti. Tu avevi da sposare una di quelle donne che vogliono le pellicce. Almeno sentieri, non ti costa nulla. Allora tu devi stare zitta perché tu appena compravo le volpi. Oh, figurati, ma avendo volpucci bianco ho dovuto aspettare mazzi d'argento. Oh, questa. Cinzia, che non ti senti bene? No, oh, babbo, perché? Che c'è un visino pallido. Con questi versi, non ti posso vedere. Guarda, sentieri. Io mi ci metto il fard, ma mi va via subito. Che Dio, bene, boh. Boh, che lo so perché. Ma come mai gli uomini non le capiranno le storie di quel sentimento? Ma come le overtosa è sta donna, eh? Oh, io non vi rispondo neanche. Anzi, ci bevo sopra, guarda. Piano, piano il vin bianco perché dopo ti darà la testa. Me lo do un gocciolino a capo. La vostra fortuna è che noi ci si contenta di guardare le storie degli altri, quel sentimento. Ecco, quello ci basta e avanza. Da piccina è stato così. Con Livio, mi ricordo, ci leggeva novella film e noi lì come citrulle a sognare. Oh, come la sera cinematografia alla mia moglie, eh? Vieni, cinematografo, fatti sentire la pelliola! Oh, Libero, smettila! Oh, babbo! Oh. Davvero? Poro Livio, com'era bello. Oh, dicevano tutte assomigliava a Errol Flynn. Se moriva in Russia, chissà che sarebbe diventato per le brave com'era. Oh, un attore, un pezzo grosso delle ferrovie. Che boia. A proposito di cinematografo, Serena, ma ve ne siete ricordati quest'anno di portare quella assetta del vostro matrimonio? Sono già 2 anni che siete sposati e ancora non ci avete fatto vedere nulla. Se no, buffate schifo ai cazzo per davvero. Oh, zio, che discorsi... Ma che è sicuro sto puntale? Ho tirato più moccoli che mettiti una doppia resistenza, non c'è verso faccia cortocircuito. Non sarebbe la prima volta succede una tragedia familiare proprio il giorno di Natale, eh? Si legge certe cose sui giornali. Ci mancherebbe anche questa disgrazia in questa casa. Tanto se n'ha poi. Ecco tortellini. Mi devi mettere la firma sui gessi dopo, certo, nonno. Ma se mi danno. Danilo! Oh, zio, tu mi sbucci il cervello. Che lo lasci fare? No, lei è mio nipote, no? Perché sei tuo nipote, tu gli devi dare un occhio sul cervello. Ma se noi che fa? Oh, babbo, come che fa? Che discorsi tu fai? Ma ti rendi conto? Allora, si chiacchiera o si mangia? Oh, brava. Che si può entrare o si deve aspettare il verde? Samantha, vienici i tortellini della zia. Come si dice tortellini, Samantha? Ma farà la matematica da grande, eh? Così invece della firma li si fa mettere un numero sulla gamba. Danilo! Samantha, via, guardi il babbo, su, come si dice tortellini? Forza, come si dice? Tortellì, tortellì, via, tortellì. Da, guardi il babbo, via, tu c'ha 2 anni ormai, è possibile? Come si dice tortellini? Forza, facile, no, tortellì, giù, Samantha, tortellì, su. 8. Ma che mi lasciate stare? Digli in Samantha, c'ho 2 anni e vorrei crescere in santa pace. Dio vai, Samantha? Oh, ma dai retta, ma che me li dai sti tortellini? Ho seguitato a fa' versi. O via si comincia del no. Ecco, oggi si fa uno strappino alla regola. Gli si fa il piatto pieno al bambino, che se lo merita, eh? O com'è la vostra figliola minore? O che sei la minore, sì. Un bambino, deve essere andato un po' via di capo il vecchiuccio. Ho mischiato, sentito, sa. Tu sei andato via di capo, eh? Che ce lo volete il casino? Sicuro, se no asciutti di che sanno. E non te lo dice di nostra, tranquillo. Cinzia, te? 2 di numero. Ah, finalmente si sente la voce della Cinzia. E da quando ci siamo messi a sedere non avevi detto niente. Io pensavo te si finivo le pile. Ci stai zitto un minuto, ci stai zitto. Io sono fatto così, eh. Sono di natura scherzosa. Sì, tu sei uno scherzo della natura, guarda. Brodo. Ma se non c'è il brodo, che ti ci metto? Adele, com'è tu l'hai fatti così asciutti, sti tortellini? E che c'è ora, bambino? E sono duri. Oh, è un imastico io. O come non si masticano? Oddio, Adele, un po' durini sono, eh. Si vede che ormai non sono più buona nemmeno a far da mangiare. E via, Adele, che discorsi tu fai?
Davvero, zia Adele? Che sono discorsi da fare il giorno di Natale? Abbi pazienza, ven via. Mamma, tu li avrai calcolati male, tu ce ne hai messi troppi e non si sono cotti. Capito? Per forza non si sono cotti. Ho cominciato stamattina appena alzata a tribolare. Sì, mi guarda lui. Sono entrato in camera di acquistamento. Ecco, rispetto parlando, siamo anche a tavola. Gli era pieno fino al collo. Pieno fino al collo? E che la dice lei? Pieno gli era, fino al collo, di me. Sta zitto te. Guarda. Samantina! Babbo! Avevo appena messo il lesso sui fuoco, mi è toccato rimboccarmi le maniche e zitta, capito te? Non si sono cotti, ecco. Per l'appunto poi ieri sera per via di un cortocircuito si era anche rotto il boiler dell'acqua calda e lui l'acqua fredda non la vuole per via dei brividi. Ora c'ha paura dei brividi. Uno ha avuto paura degli austriaci, ma ora c'ha paura dei brividi. Poverino, c'ha ragione, giù. Che si lava un vecchio di 90 anni con l'acqua gelida? Che 90? C'erano 70. Oh, come 70? Bambino, 90. 90, Buccineve. 90 stecchiti. Ma che hai intenzione di campare parecchio ancora? Egoista, osti. E allora, per pulirlo, ho dovuto prendere un po' dell'acqua calda che avevo messo nella pentola di lesso per fare il brodo. Imbecille d'uomo. Senti, Gino, io sono stata zitta finora, ma ora basta, va bene? Basta. Ecco, c'ha l'acqua. Senti, Brunina, lasciami stare. Prima di tutto tu sta parlando con mio babbo, che c'ha anche una certa età, va bene? Di conseguenza, un po' di rispetto, per piacere, va bene? Ma sei buona ora, sta. Stamattina, vieni, ti porto di là il babbo a vedere una bella cosa. Se tu sapessi che vuol dire avercelo tutti i giorni in casa, il tuo babbo. Sicché vedi se sta un po' calmina, eh? Scusa, Adele, che vorrebbe significare il tuo babbo? Sarebbe a dire, invece ti attirà tanto, ve lo darei un po' in a voi per farvelo provare. No, ora Gino tu mi ci fa arrabbiare, eh? Abbi pazienza, perché si è già fatto e rifatto questo discorso, mi pare. Allora, cara Adele, visto che siamo a dirsi le cose, diciamocele tutte. Dal momento che voi vi siete presi la casa paterna e dal momento che noi si vive in due stanzucce umide, oh, Brunina, via. Praticamente in due stanzucce umide, il babbo sta con voi. Perché se ci avesse avuto posto, lo sai da quanto l'avrei portato via di qui il babbo? Mi avrei se ci venivo io. E stai sicura che da me il rispetto non gli sarebbe mancato, è mio babbino? E poi Adele trattarmi così, umiliarmi davanti a tutti proprio il giorno di Natale? Nella casa dove sono nata. Ecco, questo non me lo meritavo. Perché in fondo sono sempre una sorella minore. E Brunina, ma tu vai. Ma via, giorno di Natale. Ma io su, tanto la conosco. Bene anche te, chiedergli scusa. Porca madosca, anche questa. Mi ammazzi, mi devi alzare un po' d'aria. Allora, che la smetti di piangere. Guarda che il magone. Ce l'ho prima io di te, che sono la maggiore. Offendimi così senza una ragione nella casa dove sei giocato da piccine! E invece piangere certe volte non fa mica male. Da piccine è un fatto fisiologico. E certe volte anche a una certa età non fa male. Ma è oh mamma! Ma allora io non posso di più nulla, ma che... Ma ditemi voi, che parenti crulli tu c'ha Cinzia, eh? Questa gamba le fa un pezzore. Diretta, che tu ci hai fatto a questa gamba? Ma avanzava tempo così me la son rotta. Ehi, tu sta male. Io figurati, è da quando ho subito l'intervento ho sempre un marrone allo stomaco che non va nessuno e giù. Eppure reggo, non lo fa pesare a nessuno, sto zitta. Non mi metto a fare le scenate come te. E si vede tu sei più brava di me. No, non sono più brava di te. Sì, tu sei più brava di no, me. No, no, non sono più brava di te. Guarda, che ora va davvero, eh? Meno male, la sei addormentata. E voi siete brave tutte e due, se hai capito. Però ora tornate di qua e smettetela di piangere. E sembra d'essere il 2 di novembre. Che ho detto? Nulla. Mi lasciate fare, eh? Ma mi lasciate sfogare, eh? Mi lasciate in pace, mi fate piangere, sì o no? Comodo, eh? T'ho sempre fatto così nella vita. Ogni volta che tu avevi torto marcio, tu ti mettevi a piangere per prima. Almeno tu tappavi la bocca a tutti. Che ti conoscerò? Io piangerò anche, ma almeno dopo rido. Io non sono come te. Di martiri in famiglia ne basta una. Oh! Ma io la Eva, guardate cosa si deve vedere. Ma cosa saprete in codeste stacce dure? Cosa saprete? Si può sapere?
Chi ti dia il coraggio di parlare a te? Non lo so, Ma vi levate di torno! Vi levate di torno! Vi devo levare! Bruna! 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 Smettila, Bruna! Chiudi la finestra, osso imbecille! Non ti va a picca! Ma posso stare sola? No! No! Tu puoi stare sola! Perché non sei sola nel mondo! Ci siamo anche noi! Hai capito? Ci siamo anche noi! Allora una disgraziata ha voglia di piangere? Cosa deve fare? Oh, sentiamo che deve fare! Ma sono morta! Via, ora ammazzo io, eh! Otto. Sì, 8:16. Senti, Bruna! Guarda, Bruna! Oh, sulle scarpe, no! Ma tu ti sei fermata all'improvviso! Ma chi l'ha chiusa la porta a chiave? Non mi dite cosa ci avete nel cervello, Ma smettete di stare appiccicate tutti addosso, Walter! Ve lo devo ripetere, di lasciarmi sola! A lei il dolore non la c'è, sta tranquilla. Mamma, tu ti sei messa sul cappotto di lapo! Il cappotto nuovo di cammello. O che bevi anche te un'altra volta? A me mi dovete spiegare voi due cosa c'avete di preciso nel cervello. Oh, Serena, scusa, ma leva almeno il cappotto e sotto alla tua mamma. Tu lo santo, ma è costato. Me lo levo se mi riesce. Bruna? No, non ha detto da voi sta sola. Allora, lasciala sta sola. Questa me lo dà a Bruna. Guarda se tu ti levi dai tre passi, Brunina, scusa, e tu sei sopra il mio cappotto nuovo di cammello. Discussione fra me e la mia sorella. Te non c'entri per nulla, ho capito? Sicché lascia stare il babbo, sai? C'è, e mi ammazza lui, no? Lo sacco di bottini vostri, che crede non abbia coraggio, e ve lo fa vedere che io non ho il coraggio. Oh, guardate, c'è un sacco di bottini, dovete vedere! E non che stavo, conoscino! E via, Brunina, un essere lasciali sta, lasciali sta! A posto, su! Allora io, grazie di tutto, noi ce ne andiamo, ecco. Ma ecco la mia mantella fatta a mano, mamma. Vanno a prendere le mie volpi bianche, te. Con tutti questi strilli voglio aver fatto paura. Oh, scienziata ha proprio ragione. Siamo degli egoisti e basta. Samantha, oh piccinina, ti sei fatto paura. Spregio più grande di questo non si può fare a una creatura. Via, Brunino, su, ti prego. Rimettiamoci a sedere, eh? Uè! E chi di voi ancora non mi ha messo la firma sui gesso? Si prenoti, eh? Anche voi, nonna Annibale, mi dovete mettere una firma. La firma tu vuoi? O che tu ti reda, sei il comune, te. Allora? E va a rifarmi la faccia e poi torno. Ma veramente, ma gli è Natale, eh. Ma se non ci siamo bene oggi, ma allora, ma ditemelo voi, quando? Oh, t'ha proprio ragione, Lapo. Meno male ci siete voi giovani, perché noi vecchi non so che si farebbe. Via, questi li porto via, eh. Saranno più morbidi per Capodanno. Fossero questi i mali del mondo. Va a prendere il lesso lo volete? Ma che ho fatto ora? No, ma proprio ora che il Papa parlava nelle lingue straniere. Oh, libero, fai tornare l'immagine, Subito, guarda.
Ma come mai funziona? Che bischero, Danilo, pensaci te. Eh? No, la torna da sola, se no ricompratela. Come ricomprate? Ma tu non hai comprato ora i televisori. Mia, tanto. No, scusate, io non me ne intendo di televisioni, va bene, però mi sa che se qui noi non si spenge questo puntale, il Papa quest'anno è un si vede. E tu lo vedrai l'anno prossimo, tanto questo ce lo fanno bastare finché si ampa, sta tranquillo. Ma senti il discorso anche questi, scusa, ma io non ho capito perché si debba sempre parlare male di Papa. Oh Gino, ma che ti ha fatto del male? No, e mi ha fatto del bene. Ma senti il discorso. Vescovo di Roma. Ecco. Sembra un attore. A tempo, guarda, a tempo. Il messaggio di Francesco, amante del creatore e di ogni creatura. L'ho visto, l'è tornata da sola. Di Francesco, araldo della gloria. Ma si può sapere che tu hai oggi? Che nel più alto dei cieli è strano. Amore. Strano? Com'è strano? Pace intera agli uomini di buona volontà, pace agli uomini che egli ha. Gloria a Dio. Mammina, non ho più forza nemmeno nelle mani. E invece guarda, Gino, te che tu hai tanto da arrivi sui papà, una bella benedizioncina urbe torbi, la ti farebbe ma bene, sai? Come no? E se la rifarebbe di morte la benedizione agli altri, non le un paio d'occhiali. Ecco la battuta, il principio. Bravo, bambino. Ci hanno un nome. Vescovo sono ungherese, Aldo, vescovo di Roma, nel giorno di Natale, ringrazio ancora una volta. Ragazzi, le paste sono cotte. Cotte? Ma quant'è lei che siamo cotti? Chi? Due ore, sono passate due ore. E basta. Ci pensi se non ci si ripigliasse più? Magari. Oh, ragazzi, ma la non esce la luna stanotte? Ma la somala. Buona. Quando sarà con la testa in questo momento? Invece di pensare a quello che mi è successo, io lo dovrei sposare. Prima mi ammazzo. Ecco l'arrosto! Ah, giusto un tempo, guarda, gli ha finito ora di benedire. Oh no, non mi è toccata nemmeno quest'anno. Se tu vuoi poterla mia, Danilo, che ci sei o tu sembri? Oddio. Dammela a me, zia, le pesante. Brava Serena, hanno punto fiato oggi. Per forza, la figlia delle bombe e medicine piegherebbe alcun toro. Oh, zio, sentite, ma se si levasse la giustina agli angeli, no? Così ci si mette i bastoni in mezzo e ci saremo meglio tutti, no? T'ha anche ragione, guarda, funziona neanche, questo sei anche rotto. Vai, vai. Oh, mettilo in mezzo il cappone, va, e qui distante da tutte le forchette. Oh, nonna Annibale, ma che parole difficili ti tiro fuori oggi, eh? Quasi una fettina di pane.
la della Samantha. Cinzia. Non sarà mica. Ecco, voi siete tutto uguale anche te, sai, con questo visino. E poi sotto sotto. Se è vero che penso, questa volta ti stronco. Ma sei tu stronchio? Ho detto, mi stronco! E non mi arrivo a pensare! Ma giuro il Dio! Che se mi resta le vita! Questa volta mi faccio le pezze! Io Adele, ma che ho capito bene? Che è successo? E vi si spiega dopo, non Annibale, tanto... E c'è 9 mesi per capirlo. Gino! Apri, imbecille, se no... Io capisco. Ragazzi, una sega, sono un imbecille. Oh, Gino, ma scusa, ma gli è Natale, ma se non ci si va bene oggi, ma Dio, ma allora, ma quando? Via! Apri, imbecille, se no ti sfondo! Ancora da sistemare. Con quali soldi tu pensi di poter mantenere una moglie e un figlio? Come via, eh? Allora, sai che ti dico? Ti sei sbagliato di grosso, caro imbecille. Via, Gino, un esagerare. Non esagerare. Via, zio Gino, buonino, per piacere, su. Allora, secondo te, un uomo che vuole stare un minuto tranquillo nella vita è un esagerato? No, ma è guardate, io ve lo dico, Se voi continuate così, alla fine la zia voi la fate sentire male, Dopo tutti che ho fatto per lui, Ora ve l'ho detto. A me mi garberebbe sapere quant'anni deve lavorare un povero disgraziato per avere un minuto di pietra in vita sua. E lo so. No, mi garberebbe sapere. E lo so. Quant'anni? Non lo so. 40? 50? 60? Quanti? Quanti? Tanti, Gino, tanti, guarda. Ascoltate, scusate però, ma si può le fare però un pochino più piano? Sì. E si è svegliato la Samantha. Sì, hai ragione, via. Oh, Cinzina, anche te però, tu potevi avere giudizio per tutte e due. Ce n'ha tanto poco lui. Ma sicuro, giù, date tutta la colpa a me. La colpa è della Cinzia, vero? La colpa è tutta mia, vero? Oh! E allora gli leva sempre i preservativi di tasca e poi glieli butta via? Quella lì non ha nessuna colpa, vero? E poi io glielo avevo anche detto. Facciamolo mercoledì, Danilo. Perché stasera non so che ho, ma mi sento un pochino strana. E lui, ma te tu sei scema, mercoledì c'è la Coppa UEFA. E che ti ha detto? No, nulla, la faceva la Coppa UEFA. Allora è proprio scemo. Ovviamente. Ora butto giù la porta e non sfondo. Quanta gente c'è qua dentro. Ecco. Aia, ripigliando questa porta, non ci piante della zia. Danilo, guarda, fino ad ora sono stato calmo. Ma se non apri alla svelta questa porta, pignaccia e la sfondo. No, aprilo, no. Apri al tuo babbo. Apri la porta, imbecille! Fermato mai un momento. Sì, perché si sta meglio tutti se ci si apre, no? Cinzia, ma che sei scema a farti vedere così? Sgonfiati se ne accorgano tutti. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno. Indo detto, allora gonfiato. Guarda, tu sei nascosto. Ma io ti avevo promesso di sfondarti. Ti sfondo! No, babbo, no! E scendi il bambino di tetto, tu me l'ammazzi così! Danilo, esci di lì. Guarda, non te lo dico più. Esci, t'ho detto! Voglio uscire! Voglio uscire! Voglio uscire! Ho questa. Ma dimmi voi se per Natale... Ma che c'hanno da urlare le due cose, là? Guardate se voi state zitto voi. Ma che vi sembra questo il momento? Sta zitta te. Io a casa mia di che mi pare. E gli urla. Qui boia. Il che urlo. Ma detto il che urlo a casa mia. Che è tua? È mia. Sua. Ti ha detto non è sua. Ah, non è vostra, Ma dai retta, buo torto. Ma che se voglio essere assassinato tutto insieme oggi, Teretta, Gino, ma sei diventato grullo tutto a un tratto? Son grullo, Ora ve lo fa vedere come son grullo. Mi ha detto son grullo, la voglio essere grullo del tutto, guarda. Ma zio! Oh, Gino, ma pesa il coltello, la vuoi far morire davvero la povera donna? Oh.
Adele, sta calma, via. Non è successo nulla, giù. Siamo calmini fra tutti. La dorme come un ghiro, almeno lei. Ho questo? E lo rimetta a posto. E mi avete morto. Anteso? Morto? Tutti come mi volevi vedere morto. Che credevo lo sappi. E da quando sono nato che tutti mi vogliono vedere morto. E morì lì via Russia. E tutti a dì. E almeno se era morto lui invece di Livio. Oh bambino, ma che vuol dite? Scusate se ci ho rimesso piede e basta io, in Russia. E morì la mia moglie. E anche allora tutto a dire. Ma se era morto il buo torto, invece della santa donna. Insomma, io per farvi contenti, e dovrei morire tutti i giorni, atteso. Ma dalla mattina alla sera. Dio bene. Ecco. E però a me un picciolino di soddisfazione e non me l'ha mai dato nessuno di voi in tutta la mia vita. La mia vita. E ragiono di più con il secondo anale che con voi. Atteso. Le c'hanno da fare loro. E non c'hanno il tempo, eh. Tanto me ne è rimasta di molto di tempo a me. Oddio, la mia sorellina l'è mancata! Oddio! Zia. Adele! 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 Oh, Adele, ma tiriamola su, via! Zia. Tiriamola su! Gino, corri! Ma Adele, si è sentita male! Mamma, Serena, forza con questo cognacchino. Quante vanno a essere le pulsazioni al minuto? 72, babbo. 72, sicuro. Vabbè, non fa la rischia, non mi fa dire questi scherzi d'obbio, Adelina. Oh! Sì, che la si ripiglia. Accetto la si ripiglia. Ai, ai, sono tutta una palpitazione. Oh, brava, via, allora buttaci un po' di questo cognacchino e tu senti come tu palpiti meglio. E poi ti può mettere una bella firma sui gesso. Sei contenta? Forza, bunda giù. Manda giù. Basta che va attraverso. Portalo via, Serena. Meno male ti sta passando, Adelina. Certo che li passano, tu buona mia, li resti. Oh, zia, madonna, però buona. Tu ci hai fatto prendere una bella paura, Mamma! Oh, Cinzia, bambina mia, vieni qua. Vieni lì. Qua. Sì, vai. Vieni, Cinzina, vieni, accomodo. Vieni qua. Scusa, sai, per quello che ti ho detto, ma non lo pensavo. Lo so. Chissà che idea tu ti sarai fatta della nostra famiglia, di la verità. No, no. Stavolta si sta un po' birbantello, Danilo? E via, Adele, che idea vuoi che la si sia fatta, giù, eh? E poi tutto è bene quel che finisce bene. Ah, sicuro? Ora sa, una bottiglia di spumante si fa una bella tombola. Oddio, io mi voglio rifare quest'anno perché hanno perso 10.000 lire, Sì, la tombola, tu ne hai inventato un'altra. Mi incazzo sempre una bestia, mi sorte male anche il numero. Però quest'anno numeri controlliamoli bene. L'anno scorso ne mancava due. Io in una sera non feci neanche un ambo. Ma oh, non anni, ma non potete mettervi da qualche altra parte con questa carrozzina? Non potete, si deve spazzare. Gino! Oh, Gino! Ma che è successo? Che c'è successo? Nulla! E che? Come nulla? Sembra sia scoppiato un incendio! E ci fumava un po' coglioni, così si è aperto le finestre! Bruno, basta! Basta! Mi fa male la faccia! Lo sai, non mi riesce a smettere, non mi riesce! Può anche bevuto! Ma anche l'hai visto il nonno come la ridicolo con quella cosa no, in testa? No, no, ma anche l'hai visto? E guardalo, guardalo! Bruno, me la fa addosso! Bruno, me la fa addosso! Che ti scappa? E che le ridano quelle due fane? Eh? E guardi il nonno allora, dai, guardi il nonno! Bruno! Che ti scappa? Signora, anche la piccina, tu me la facevi
faccio io, guardi, non lo metti. Rogino, tu ti sei bruciato. Davvero? E mettici sopra qualcosa, scusa, se no. Ehi, tanto non gli fa nulla. Con la pellaccia dura io. E poi, sono mica queste le cose che danno noia nella vita. Certo, non si può dire che ci siamo annoiati sto Natale, eh? Che fregatura nella vita. Quando la comincia, tu sai, Merichelle. E quando tu ti accorgi che è brutta, neanche per le frie. Andiamo domani il Santo Stefano. Bellina anche lui, sì. Senti qua, mi ha preso tutto il puzzo di fumo. Ma e sarà di fibra viscosa. Tieni, vai, mettiti un po' di questo. Pochino, perché l'è concentrato, Ora gli è anche peggio. Bisognerebbe metterlo un po' all'aria, Mi aiuti? Ma di quanti mesi tu sei? Sono entrata nel terzo da una settimana. Te lo stendo un po' in terrazza, eh? Ciao. Allora? Che profumo ti sei messo? Sembra bisticca condita da dopo barba. Questo e basta, tu senti di me? Sai, quando si era piccina io ti facevo sempre le stregonerie. Volevo tutto ammalarsi. No cose gravi, Qualche morbillo, qualche rosolia, qualche varicella, stai così bellina. E non mi sono mancate le malattie, vai. Poi quando ti è successo quello che ti è successo, io sono stata tanto male. Ho avuto paura che le stregonerie ti fossero arrivate in ritardo. Dopo 40 anni, tutta assieme. Per fare un macello a quella maniera. Oh, dammi mano, dai. Arrivati il panettone, così si finisce in bellezza. Ovvio, giù. Una fetta anche per la Samantina. Fermi! Oh, una Samantina. Oh, c'era detto si guardava la setta del matrimonio di Cenerentola di Lapo prima. Ah, c'è il matrimonio! No, no, fate bravo, via. E voi la mangiate dopo la fetta di panettone. Me l'avete mangiata di bocca questa. Oh no, non vi ho detto fate bravo, voi la mangiate dopo. Oh, lasciatela fare la fetta, forza. Scusa, fate bravo. O come si fa a farlo funzionare questo videoregistratore? L'è diverso dal nostro. Mettiti a sedere, lo metto io, vai. Oh, via via, ora si vede il cine. Ora stamattina si guarda com'era le babbe e la mamma prima che tu nascessi, va bene? Come mai, scusa, tu l'hai messa dentro a questo contenitore la cassetta del nostro matrimonio? Ciao, come mai tu l'avevi nascosta dietro quelle altre cassette nella libreria ieri sera? Come dietro le cassette? L'era sul comode. Lì. Oh, mammina, ma qui cosa nero gli è un... Cazzo. Ed è un lavoro di nulla anche questo.
che t'ha preso? Ma allora... Ma io... Ma se te tu guardi... Ma io... Ha visto? Era meglio se tu mi avevi fatto mangiare i panettoni. Serena. Ma non la va a scusare, Serena. Ma questa io me la noce. Cioè, ma che schifo è questo? Io non so mica, ma non può pensare mia, guarda uno schifo in questa maniera, eh. Oh, ma c'ho l'età, c'ho la bambina, io so. Ma questa me l'hanno data per sbaglio qualcuno. Spera di mettere il cappotto. Buono sto spumantino, Gino. Che marca è? Chiappetti Brut. Chiappetti? Brut. Non lo conosco, ma è buono. Se non era buono, lo pigliavo. Primi tempi del matrimonio, io non facevo che chiedere. Ma Serena, ma che sei contenta? Sì, mamma, sono contenta. Ogni volta che incontravo Lapo, non facevo neanche in tempo a aprire bocca, che lui subito, ma come siamo contenti io e la Serena. Di fronte a tutta quella contentezza, io che potevo fare? Mettermi a piangere. Ma dimmi, Lapo e la Serena, andà via in quel modo. E quella cassetta poi, per me gliel'hanno data per sbaglio, eh? Ma sicuro, ma che ve l'abbia fatto di proposito? Con due uomini poi. Beh, vero. Belline sti bicchieri, Adele. Fine, uguali c'erano l'altro ieri a Sentieri. Davvero? Sì. C'era la tavola apparecchiata tutta in bianco e rosa. Al centro della tavola c'era una composizione fatta con roselline rosa, garofanini bianchi e buchetti. Bellino. Bellino, vero? Ah, e la tovaglia? La tovaglia tutta in fiandra rosa e lame argento, piatti bianchi di Ginori, le posate d'argento con manici d'avorio rosa, e loro erano vestiti, bianchi gli uomini, e rosa le donne. Senti, per mangiare c'era antipasto di scampi, poi le penne rosé, mussa e salmone e gelato, rosa anche quello. Ti rendi conto? Tutto un menù in tenta con l'apparecchiatura. Ma ci pensi? Adele, allora gli ho detto alla mia moglie, meno male non hanno apparecchiato di marrone, se no li toccava mangiare da me. Olivero, oh Dio mio. Che si va via, Adele, eh? Si è dimenticato di mangiare il dolce a mascarpone che avevi portato. Ma mangerete domani, giù. Peccato.
Ciao, Adele. Ciao. Ciao, Adele. Ciao. Ciao, Ciraccio. Bene, eh? Penso io, vai, sta tranquillo. Oh, tieni un minuto sull'uscio a vedere se hai cambiato il tempo. Mettiti qualcosa addosso. Sì, mi fa caldo. Sì, gli fa caldo. Allora, sei pronta? Accompagna a casa. Allora, Cinz, sono proprio contento. Buon Natale. Andiamo, andiamo, Silvia. Cinzia, hai visto? T'avevi tanta paura? Poi alla fine si è accomodato tutto. Ma così a me mi scappa da ridere, però. Perché? Perché se è come tu dici sei ora si è accomodato, vuol dire che prima l'era rotto. E se una cosa la si è rotta, vuol dire che non potrà più essere come l'era prima. Cinzia, fa una cosa, scendi, vai. Scendi è meglio, vai. Scendi, scendi. La legge la settimana è gimnastica, io sono la sega. Cinzia! Cinzia! State 2 ore e babbo ancora non ha chiamato neanche una volta. Lamentiamoci per una volta tanto e non rompe i coglioni. Non ha acceso neanche la televisione. Ci starà poco bene. Danilo! Oh. Va a vedere se non ho bisogno di qualcosa. Un uomo è da resistere. Per principio. Per dovere e soprattutto per rispetto a se stesso. Oh nonno! Chi parla? O che parla alle scarpe? E gli racconto di andare a fare soldato nella guerra mondiale. Quella vera. Alle scarpe tu glielo racconti? Sicuro. O a chi? Ci stassi adesso il letto, tu me lo schiacci. Piglio la seggiola. Allora? Che mi avevano messo di sentinella. E ci sarà stato 50 gradi sotto zero. E ti si ghiacciava il respiro se tu ne stai attento. Adesso. E un cielo perso di riparassi. Questa volta mi ritrovano morto stecchito, mi dicevo. E non ce la fa questa volta. Poi mi venne di fare un po' d'aria. Ecco, a sentire qui poi uno di tepore che mi uscì dal corpo e fu la mia salvezza. E mi raggomitolai tutto dentro il pastrano, stretto, stretto. Mi sembrava un riccio. E ogni volta non ce la facevo più dal freddo. E faceva un'altra po' d'aria e ritornava alla vita. Teso. Ti sei salvato perché hai avuto culo. Io? Chi io? No, te. Ti. Ah. Ti, io. Ah. Me lo diceva il mio tenente di Vicenza. Me lo ricorda ancora. Ma guarda che ti torna a metà quest'ora. Via, buon letto. Buonanotte. Mi ha dato anche un bacino. Ciao, nonnino. Buonanotte. Ma dimmi se
ce l'aveva mai raccontate queste cose. Strano però, eh. E si vede che quest'anno il Natale ti ha fatto sciogliere la lingua. Eh sì. Che la smetti di scacciolarti i piedi, osti? Oh, babbo, mi sono mia levare il calzino, non viene. Che la fa finire? Poi, allora con camera mia, almeno rompo la divana adesso. Becilluccio. Allora, c'erano tutti i ragazzi e ci si nasconde anche il fognone e attraversava la piazza del paese. Era un caldo, mi ricordo. E quello di Vedetta, che era fuori, quando vede il pastore arrivare con le pecore e ci bussava sul tombino. E noi, quando si cominciava a sentire passare il branco, e s'aprì il coperchio e con le mani, quando ci passava un agnello sul capo, via, e si tirava giù. Quante se ne rubava gli agnelli in quel sistema. Ora datemi le scarpe, su, babbino. E poi una volta e ci volle provare Marcellino, che poverino era un po' toccato di cervello. Infatti, e tirò giù per sbaglio il campastore, un maremmano bianco. Ragazzo, non si sapeva più dove scappare. Che bestia era il cane. Così corsi sotto la casa dei suoi genitori e urlai: Tonio, Tonio, chiama l'armita, va a far sverto. Di 10 entra la volpe nel pollaio. Corri. Tutte queste galline sgozzate, o che non aspettavo a vedessi. Il carzo. Il prossimo anno tu mi ci porti, Danilo, d'estate, sul Sabotino. Poi era la mia armita, la voleva più bene a quelle galline, alle sue sorelle, capito? E c'è una faggeta lassù, in dove mi ferirono, per Dio. E come la riconosco. La riconosco. Quest'estate tu mi ci porti. Quando fa caldo. Se pago la benzina si capisce. 50.000 lire basteranno, no? Lo voglio rivedere. Quando fa caldo. State giù. O mi gira a capezzo. Che montagna d'inverno ci sia tutte queste mosche. E ne sono pallottole. E bisogna attraversare il ponte, dove ti sono nascosti dell'acqua gli animalacci. Oddio, antevenne, poi l'armida, sarta e un ciopiedi, tutte volpi ladre. Tonio gli è belle sarta annibale, forse la tocca a voi, ma ci vuole piedi, e un fuffo di teo ce l'agni nelle scarpe. Sarta Annibale, sarta, ora. Porca Padosca, questa è la gocciola che fa traboccare il vaso. Ma ora v'ammazzo! Avete capito, v'ammazzo! Fuga sarto! Scappate, Annibale! Ora le bucce avete piede! Presto, correte, scappate, scappate!
Thank you.